Prego. Mister Crotet, si chiude il ritiro di Ronzone con il bilancio che si può fare di queste prime 2 settimane di lavoro? Per la nostra parificazione nel mese 2 settimane di un carico importante di lavoro, come avranno fatto tante squadre, no? Noi siamo molto fiduciosi nel lavoro che si è fatto, perché tutta la squadra l'ha portato molto bene, hanno cresciuto molto, hanno arrivato un carico importantissimo, oggi si è visto una partita che è arrivato un punto praticamente importante, ma penso che abbiamo fatto un passo avanti importante. Sia in allenamento che in partita abbiamo visto un Brescia impostato con una difesa alta, con la palla che scorre molto velocemente, con grande attenzione nella trasmissione, nella pulizia dei passaggi. Vediamo anche che fai sempre bagnare il campo tu prima di iniziare sia gli allenamenti che le partite. Sì, a me mi piace questo calcio, un calcio di velocità, un calcio di concentrazione, di aggressività offensiva, mi piace un calcio d'attacco. Aspettiamo che noi possiamo farlo, è importante adattarsi alla nostra squadra, che la nostra squadra si può adattare bene a questo calcio, ma questo è lo che noi lavoriamo e penso che gli piaccia a tutti. E... possiamo dire un calcio alla Bielsa, di base anche su di noi? Questo è... sono parole molto forti per me, così. Penso che è una grande differenza entre Bielsa è un grande... io ho imparato tanto di questo livello. Si può dire anche grande intensità, che è quella che dicono anche, che chiedi sempre tu ai ragazzi. Sì, certo, perché per me l'intensità è la base del calcio moderno, è molto importante non solo l'intensità fisica che si può lavorare, ma anche l'intensità mentale, l'intensità di pensare veloce, giocare veloce e fare l'adattazione a questo. Mister, abbiamo visto oggi, abbiamo avuto altri riscontri molto positivi da parte di Patrick Mamà, che insomma giovanissimo però già ha le stimmate del campioncino. Cosa gli manca per essere una realtà solida anche a Brescia e quanto invece è avanti rispetto a quella che è la sua età e agli standard? Non è molto difficile fare valutazione su calciatori giovani, perché io alla fine è stato con noi a cui al ritiro. A me è un calciatore che penso che può crescere, che tutti quelli che hanno venuto anche della primavera possono continuare a crescere e dopo si fa la valutazione. Ancora è pronto perché non è pronto ancora per giocare tanti minuti, vediamo che ha fatto pochissimo, no? Ma certo che un calciatore come tutti dell'Accademia e tutti della primavera sono calciatori che per noi va bene e per me va molto bene per valutare, per sapere il livello di tutti i calciatori giovani che noi c'è a disposizione e dopo per aiutarlo a crescere. Aveva da scoprire non tutta la squadra, perché tanti giocatori li conosceva già, però c'erano degli elementi un po' da decodificare. Cos'è che ha riscontrato di buono, le cose che ha potuto apprezzare, soprattutto dei nuovi appunto? Mi ha colpito molto la capacità di tutti per adattarsi veloce a questo carico di allenamento, che sono un elemento un pochino speciale. Un requerimento altissimo di intensità, penso che la qualità di un calciatore è anche la qualità e la capacità per adattarsi a diversi tipi di calcio e per essere capace di concludere 2 settimane di lavoro senza perdere un allenamento anche con un'intensità altissima, no? Questo mi ha colpito molto. Dopo la sua mentalità, hanno fatto un gruppo bellissimo, tutti si conoscevano, ma hanno fatto un gruppo bellissimo, sono molto contento di questo e questo è il grande merito del ragazzo. Quanto manca a livello proprio di giocatori, se manca ancora qualche giocatore a questa squadra che può arrivare dal mercato? Per me è difficile fare valutazione, perché alla fine io lavoro con i calciatori che la società mi mette a disposizione. Penso che è una domanda per un altro livello, no? ma io sono convinto di che tutti qui stiamo mettendo tutto lo che ha alla nostra disposizione per raggiungere tutti gli obiettivi della società. Toccando ferro, un ritiro che è filato via liscio, c'è stato solo un intoppo con Ward, peccato non averlo potuto vedere perché si è infortunato, poi c'è stato un altro intoppo per lei che ha perso un membro dello staff. L'ha infastidita questa cosa, non ci voleva, è rimediabile? No, queste sono cose di roba del calcio e alla fine era un collaboratore
più, per me è importante che il cuore dello staff e che noi ce ne abbiamo. Dopo questi collaboratori, oggi sono uno, un altro momento sono altri, no? Non mi fa preoccupazione. Ma arriverà qualcuno al posto di Baggio? Restate così, magari promuovete qualcuno? Io adesso mi prendo 2-3 giorni per valutare e vedere che se hai bisogno di qualcosa, ma questo ancora non posso fare un'opinione. Ti chiedo di Neumayer o Neumayer, poi scopriremo come si pronuncia. Oggi l'abbiamo visto trequartista, puoi giocare anche lì? Sì, io penso che puoi fare il trequartista, puoi giocare un po' più avanti. Per noi questo momento è buono per valutare il calciatore in diverse posizioni. Anche Giacomo, che ha fatto il trequartista e dopo ha fatto il 4-3-2-1 dell'anno scorso, e poi fare quello. Per me questo momento è importante, queste partite sono tan importanti per fare questo piccolo test. Galassi invece lo vede come mezzala. Come l'altra volta l'aveva fatto giocare del trequartista, oggi mi è piaciuto guardarlo con la mezzala. Io penso che è un mezzala molto offensivo, ha una grande qualità tecnica e lui ha velocità, rapidità e può fare anche le due posizioni. Ho già detto che è presto ancora per fare delle valutazioni su cosa serve a questa squadra, ma se potesse o dovesse scegliere in questo momento, sceglierebbe ancora più qualità o esperienza? Per me il calcio è qualità. Per me il calcio è sempre qualità. A prescindere dall'età. Io penso che per questo tipo di calcio, quel calciatore, l'esperienza è sempre molto importante. Molto importante. Si va accompagnata dalla qualità. Questo, se non è mala qualità, per me è fondamentale. Costui questo, al netto di quello che sono gli avversari di queste prime amichevoli, stiamo vedendo un Van Deloy più rapido nelle giocate, è questo che gli stai chiedendo? Sì, lui si trova molto comodo, penso che lui ha fatto questo l'anno scorso e si trova comodo in questa posizione, e anche una mentalità molto, molto più aggressiva in avanti, e questo mi piace, sì. Grazie. Grazie.